Buongiorno a tutti da Andrea Naguariso. Oggi è il 22 di novembre 2023. Non menzionerò il nome della mia azienda che comparirà solo nel video quando pubblicato sul mio canale, ma scomparirà laddove l'azienda di cui vi parlerò dovesse decidere di pubblicarlo sul suo. E quindi giustamente io farò un passo indietro. Questo è un appello, no, è una presa di coscienza alla quale vi invito. Siamo andati tutti a fare il nostro lavoro, cioè il panettiere, l'impiegato, il manager, il dirigente. Siamo tornati a casa la sera e schiacciamo un pulsante e la Casa del Sole, che è un canale da me prediletto, ci fornisce informazioni, interviste, approfondimenti. E ultimamente sta richiedendo sostegno. No, io credo sia arrivato il momento che prendiamo coscienza che tutte queste cose belle, interessanti, che ci aiutano a riflettere, a prescindere che poi si possano condividere più o meno, non ce le porta il Gesù bambino. Questa è gente che si fa un mazzo tutti i giorni per fornirci dei video di qualità per contenuti e anche per raffinatezza estetica e aspetti tecnici. Infatti il mio video, come vedrete, fa schifo, è in bianco e nero perché non saprei gestire una realizzazione professionale di un video. Non è il mio mestiere, ma è il loro. In questo momento storico la Casa del Sole necessita di 10.000 euro e quello che voglio dirvi è: pagate con uno sforzo minimo, bastano 5 euro a testa. Siete 86.000 iscritti a questo canale. Non dico che necessariamente tutti 86.000 tutti i giorni usufruiscono di questo servizio, però è anche vero che possono farlo quando vogliono, perché comunque è permanente sul canale. E quindi basterebbe anche solo il 3-4% di voi che aderisse con 5 euro e questi 10.000 euro che oggi sono una necessità contingente verrebbero raggiunti in 2 giorni, 3 giorni, più o meno. Basta impegnarsi. Quindi vorrei trasformare l'invito ad un sostegno al riportare ad una consapevolezza che gratis non funziona. Questi sono professionisti di calibro. Per chi mi ascolta e non conosce la Casa del Sole, un progetto di Giulietto Chiesa, è stato poi realizzato da un team di professionisti di elevatissimo calibro, quindi intellettuali, giornalisti d'inchiesta, quindi non pennivendoli, che sia ben chiaro, e capitanati da una direzione femminile straordinaria che è Margherita Furlan, detto tra me e voi. Ha delle collane meravigliose. Quindi non è un sostegno che voi date, non è beneficenza, è riconoscere il servizio che vi viene dato in fin dei conti con molto poco. Io mi porrei una scadenza di una ventina di giorni e lascerò a Furlan la data ideale per il raggiungimento di questo obiettivo, 5 euro, e non vi dirò a quanti caffè corrisponde perché mi sono rotta le scatole di questa cosa. 5 euro sono veramente una cazzata e noi spendiamo soldi in un sacco di cose inutili. È ora che si diventi consapevoli persone che usufruiscono di un servizio, e se seguite questi canali non avete i procioni nel cervello, sapete bene qual è il livello qualitativo e il servizio che ci danno. E vi ripeto, quando voi avete completato la vostra giornata lavorativa e serenamente verrete comunque pagati come giusto che sia della vostra prestazione, è ora di contraccambiare. Sappiate che ve ne chiederò degli altri di soldi, perché oggi è una questione contingente che dobbiamo risolvere subito, e solo la forza della comunità, degli ascoltatori, così numerosa, della Casa del Sole può capire e intervenire. E poi ricordatevi che questa è un'attività che, come tutte le attività, non solo deve essere riconosciuta, ma sostiene delle spese importanti. E vi ripeto, per darvi contenuti di qualità, video belli fatti bene e soprattutto una varietà, come dire,
un parterre di interlocutori che apportano a loro volta le loro conoscenze. Quindi non facciamo i consapevoli e gli edotti giorni pari e giorni dispari, ma sì, chi se ne frega, se ne occuperà qualcun altro. Gratis non funziona e neanche voi siete gratis, quindi conto sulla vostra partecipazione e ricordatevi che questo è solo l'inizio, perché da partire dall'anno prossimo ve ne chiederemo ancora. Io sono convinta che questo messaggio vi arriverà dritto nel cuore, ma soprattutto nella testa, perché a voi funziona la testa, se no non sareste su questo canale. Chi ascolta questo video, ribadisco, malfatto, perché io non faccio questo di mestiere, ma vuol conoscere la Casa del Sole, Casa del Sole la trovate come canale YouTube e lì troverete anche i collegamenti per conoscere il sito e dove avete poi anche degli approfondimenti. Sappiate che Casa del Sole vuole anche dare il via a una serie di iniziative di persona, tra parentesi, visto che la censura online oramai è all'ordine del giorno. Casa del Sole rifiuta forme pubblicitarie. È bello vedere i video, le interviste, i servizi senza 18.300 interruzioni, che sono una rottura di palle mostruosa. Però è anche vero che la loro scelta trova il suo fondamento nel fatto che nel momento in cui io ho degli sponsor, il rischio del, uso un termine pesante, del ricatto informativo, cioè di sposare una linea editoriale non più dettata dalla direzione e dalla redazione del canale, bensì da chi ti mette un piatto in tavola, per dirla in modo un po' sportivo, è dietro l'angolo. E quindi loro a questo ricatto non vogliono cadere. Ecco perché loro contano sul riconoscimento e ribadisco, cancello definitivamente la parola sostegno, perché non è una beneficenza, è il minimo sindacale dovuto a queste persone e soprattutto in questo momento. Loro contano sui loro ascoltatori. È un do ut des dovuto. Quindi io ci conto e aspetto di conoscere da Margherita Furlan, che gode di tutta la mia stima, i risultati della vostra presenza. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Come si fa a pagare? Allora, ci sono tanti metodi, li trovate nel sito internet, ma io vi menzionerò su questo sito quantomeno un IBAN, che è il più facile da realizzare. E oggi pagate anche col cellulare, che ce l'avete sempre in mano. Togliete TikTok, togliete WhatsApp, gli SMS ormai non si usano più e fate il bonifico da lì. Ci conto. Grazie e un caro saluto da Andreana. Ciao ciao.
Grazie.